Io vorrei dirvi di non perdere la speranza. Perché vi dico questo? No? Io so benissimo che la disoccupazione giovanile qui in Piemonte è vicina al 50%. È un dato di fatto, purtroppo è così. Però questo, secondo me, viene attenuato, verrà attenuato dal fatto che da un lato si cerca di lavorare perché si diplomino e si laureino le professionalità che servono all'impresa. Adesso io non è che ce l'ho con gli ingegneri, no? Ma gli ingegneri che trovano lavoro, che non trovano lavoro, sono pochissimi. E ci sono delle aziende che cercano gli ingegneri e non li trovano. Quindi vuol dire che bisogna, ma la stessa cosa potrei dire sui periti industriali, elettronici, meccanici, non ce n'è abbastanza. È chiaro che se noi sforniamo dall'università laureati in materie che poi l'industria non cerca, è difficile. No? Quindi però questo tema si sta lentamente orientando. No? D'altra parte, scusate, vi faccio solo un esempio. A ingegneria c'è il numero chiuso, a scienza delle comunicazioni no. Non va bene. No? Quindi questo è una cosa di cui poco per volta si sta prendendo coscienza e quindi diciamo le prossime generazioni. Ma la cosa invece che riguarda più voi è questa. Bisogna che le aziende ricomincino a fare gli investimenti. Io l'ho detto all'inizio, forse, noi ne abbiamo fatti un paio, avete visto quello cinese, stiamo facendo adesso una nuova sede a Collegno commerciale, prevalentemente commerciale, perché in giro ci sono tantissimi soldi, il problema è che questi soldi non vanno a essere investiti nelle attività che generano produzione, sviluppo e quindi occupazione, in particolare per i giovani. Però la buona notizia è che i titoli di Stato non rendono più niente, le obbligazioni neanche, la borsa è già salita, quindi anche i titoli azionari bisogna stare contenti a comprarseli, quindi questi soldi prima o poi, e io dico abbastanza, sono abbastanza convinto che sarà prima, torneranno ad affluire al mondo dell'impresa. Cioè gli imprenditori avranno più fiducia nel futuro e quindi li investiranno più utili. E questo genererà occupazione e genererà occupazione soprattutto per i giovani. Quindi io dico tenete duro che forse il vento sta cambiando, sta cominciando a cambiare.